Grazie, ci rivediamo nel corso della presentazione. Grazie. Grazie a Daniele. In rappresentanza del successo del gremio che difenderà quest'anno il titolo conquistato nella 32esima edizione del trofeo Dossena, è qui con noi stasera un giocatore che è partito proprio da questo torneo per arrivare niente po' di meno che al Milan. Girare bene il pallone sulla destra per Felipe. Felipe dà dentro ottimamente il pallone a Diego. Spettacolo. Cross. Colpo di tacco e rete, incredibile. Pallone che ritorna subito a destra, cambiano lato d'attacco con molta facilità i giocatori brasiliani. La cosa ha già creato diversi problemi ai messicani. Bello il cross di Felipe. Intervento per Felipe, buona anche la prova di Felipe. Bello il suo pallone a cercare ancora. Scherza adesso con l'avversario Felipe. Tayanan si libera, si avvicina ancora all'area, nuova conclusione, nuovo gol. Ecco, è qui con noi Felipe Mattioni. È nato il 15 ottobre 1988, cresciuto nelle giovanili del gremio. Ciao, buonasera, benvenuto, ciao. Ciao, ciao. Allora, Cristina. Nato il 15 ottobre 1988 e cresciuto nelle giovanili del gremio. Comunque ha disputato il trofeo Dossena del 2007, acquistato nel gennaio 2009, il 4 febbraio esordito con la maglia rosso-nera in amichevole a Glasgow contro i Rangers e poi recentemente a Catania in campionato. Prego. Allora, questo primo anno al Milan, queste prime stagioni al Milan, questi primi mesi al Milan, insomma, con grandi, grandi campioni, con grandi campioni tuoi connazionali. Sì. Come state? Oh, tutto bene, mi dispiace non parlare bene italiano. Non c'è problema. Ti capiamo. Abbiamo traduzioni, tutto qua, okay. Non ci manca nulla. No, è tutto bene, quero agradecer por tudo, sto molto felice no Milan, acho que è un grande clube, né, sto qui agora. Também não só representando o Milan como o Grêmio, que foi o time da onde eu saí, fico muito feliz e agradecido por tudo. Tutto bene, mi trovo molto bene al Milan, desidero ringraziare tutti e anche se non sono qui in rappresentanza della mia presenza con il Grêmio, però vorrei ringraziare anche il Milan. Ecco, il ricordo che hai, Felipe, di questo torneo, che cosa ti hanno lasciato queste serate del torneo d'Ossena? A primeira organização foi muito boa, o acolhimento que a gente teve vindo do Brasil e também os clubes, acho que foi um torneio competitivo e que pôde com certeza ajudar para alavancar minha carreira. Sicuramente un'organizzazione ottima, un'accoglienza molto buona per tutta la squadra ed è stata un'esperienza molto significativa per il proseguimento della mia carriera. Ci mettiamo qui vicino. Cristina, hai curiosità? Sì, volevo sapere come fosse il tuo rapporto con i tuoi colleghi brasiliani in squadra. Come che si sia accostumato nel senso compagni brasiliani? Ah, stanno dando molta forza. O Milan è meio brasileirado, come si dice qui. E eles têm dado força a cada treinamento, principalmente agora nesse processo que é os primeiros meses, né, que eu vim do Brasil aqui para a Itália. Então eles têm me ajudado muito a ajudar a crescer para no próximo ano eu estar melhor adaptado ao futebol. Como sapete, il Milan é um piccolo Brasile, há molti brasiliani e questo mi ha aiutato molto nella mia maturazione, nel mio ambientamento qui nei primi mesi. Indipendentemente da chi allenerà il Milan l'anno prossimo, perché non lo sappiamo ancora, dipende dai Santi, che succederà Mattioni? Ah, io spero poter aiutare il Milan, non so ancora sul mio futuro, ma sto qui per procurare sempre fare il meglio di me e portare un po' del mio futebol qui per l'Italia. Senti, l'ultima domanda. Dida, Kaká, Ronaldinho, chi è il più simpatico? Ah, no, è difficile parlare di uno. Sono tutti molto simpatici e molto amici, então è difficile destacare uno. Beh, insomma, abbiamo capito. Sono tutti simpatici, è difficile dire chi è più simpatico rispetto all'altro. Cosa ti è piaciuto dell'Italia? Ah, comida è molto buona. O acolhimento que eu tive aqui também está sendo muito bom
e tudo, um ambiente, é um ambiente parecido com o do Brasil, então, é, de maneira geral, eu gosto de tudo. L'accoglienza che ho ricevuto è stata molto buona, e anche l'ambiente nella, nella squadra e dove vivo mi fa sentire a casa. E gli spaghetti? Sì, buono. Sì, buono. Assomiglia però tantissimo a cacà, guardatelo bene. Senti, abbiamo qui con noi anche il rappresentante della società Gremio, qui, sì, presso il Trofeo d'Ossena. Qui con noi Antonio Ingravalle. Perché? Perché c'è? Presenteremo adesso, caro Felipe, un video che mostra come siete stati accolti voi al ritorno a Porto Alegre dopo la vittoria al Dossena. Quindi a testimonianza che in effetti questa grande, grande, grandissima passione esiste. Buonasera, benvenuto. Prego. Questa grande, grandissima passione a tutti i livelli e a tutte le categorie. Insomma, il Brasile vince, il Gremio vince il torneo Dossena, festa a casa. A casa, sempre. Lo vediamo insieme qualche, qualche attimo, Egidio, se possiamo vedere insieme qualche frammento di questa festa. Sì, questo, allora, spieghiamo che questo è un filmato che arriva da un sito, no? da un brasiliano che mostra appunto la delegazione juniores campionato. È chiaramente un in lingua originale, cerchiamo comunque di capire insomma quello che è accaduto. Cosa è successo quella quel giorno? Italiana sub-20 da terza divisione. No, non tradurre lì, 4-3. Depois do empate em 1-1 no tempo normal Felipe, e na prorrogação. Que é sucesso quel jogo? Além do título, o Grêmio trouxe prêmios, como o do Meia Robertson, escolhido do craque da final, do zagueiro Wagner, eleito o troféu zagueiro jovem da competição, e Everton, o melhor zagueiro de todos os jogadores que foram premiados, entregaram o troféu ao presidente e ficou muito feliz. Tutti i giocatori, tutta la squadra, anche tutti i tecnici hanno poi dedicato il premio al presidente. Bene, allora, vogliamo fare un grandissimo applauso per questo ragazzo e per questa società che si è ancora una volta affermata al Dossena. Ok, grazie, grazie Gidio. Felipe, qui sul palco. Torniamo qui in mezzo al palco. Ecco, per ricevere l'applauso ancora della platea del trofeo. Ringraziamo il presidente dell'organizzazione sul palco perché viene omaggiato di un piccolo cadeau. Filmate. Deve farlo vedere perché è una dedica molto, molto valida. No, dica lei. Io sono... Microfono. Felipe Mattioni, e io lo ringrazio molto per questa dedica. Bene, grazie allora, grazie di essere stati Ingravalle. Con noi. Che c'entro io? C'è un pensiero per te. Grazie, troppo gentile. Dunque, questo è il tè. Il tè, ecco, benissimo, grazie. Troppo gentile, grazie Felipe. Grazie. Ok, volevo ringraziarti. Grazie, grazie. Grazie anche a te, ti chiami Andrea. Grazie anche ad Andrea per l'ufficio stampa del Milan per la traduzione. Questa è la targa e il riconoscimento a Felipe Mattioni. Grazie mille di essere stato con noi, in bocca al lupo. Ciao ancora, grazie. Ciao, ciao, in bocca al lupo. Cristina, io posso.